Oggi la mia attenzione è volta a tutte le persone che, affette da celiachia, sono costrette ad allontanare dalla dieta tutti gli alimenti ricchi di glutine. E l'alimento che trasformeremo sarà il pane. Come sappiamo, il glutine è un elemento indispensabile per la panificazione, in grado di rendere il prodotto finale incredibilmente morbido e soffice. Allora, mi chiedo, com'è possibile realizzare un pane dalle eccellenti caratteristiche pur non utilizzando farine ricche di glutine? Scopriamolo insieme con la ricetta del giorno. Per preparare il pane senza glutine abbiamo bisogno di: per il lievitino 150 ml di acqua, 12 g di lievito di birra, 25 g di destrosio, 40 g di maizena. Per l'impasto principale 100 g di farina di riso, 100 g di fecola di patate, 75 g di maizena, 20 g di latte in polvere, facoltativo 4 g di gomma guar, 135 ml di acqua frizzante, 6 g di sale fino, 3 cucchiai di olio extravergine. Realizzare il pane senza glutine non è così semplice, quindi dobbiamo rispettare tutti gli accorgimenti del caso, perché non c'è glutine, quindi non ci sarà una buona struttura di base, ok? Adesso sbricioliamo il lievito di birra nell'acqua tiepida e poi con un bastoncino, preferibilmente di legno, andiamo a scioglierlo. Ora setacciamo l'amido di mais, quindi la maizena, all'interno di una ciotola. Mi raccomando, tutti gli ingredienti controllati in etichetta devono avere il marchio spiga barrata. Aggiungiamo il destrosio, che servirà per attivare i lieviti e anche per mantenere il pane un po' umido all'interno, per evitare dunque che questo si secchi velocemente a contatto con l'aria. Mescoliamo e uniamo il lievito disciolto nell'acqua. Otterremo una pastella molto molto liquida. Copriamo la ciotola con la pellicola e lasciamo riposare in un ambiente tiepido per circa mezz'oretta. Il lievitino non gonfierà tantissimo come siamo abituati a vedere, ma si formeranno delle piccole bollicine o una schiumetta superficiale. Dopo mezz'ora in ambiente tiepido, questo è il lievitino. Come vi dicevo, non è aumentato moltissimo, però si notano ancora le bollicine, quindi il tutto sta friggendo. Possiamo procedere con l'impasto principale. Spostiamo il lievitino senza dare troppi spostamenti. Adesso, in una boule, setacciamo la farina di riso, la fecola di patate, la maizena, poi aggiungiamo anche il latte in polvere, che ci aiuterà a migliorare la struttura dell'impasto finale. Un altro ingrediente amico del pane senza glutine è la gomma guar, che ci servirà per stabilizzare la struttura e per creare una trama all'interno del pane senza glutine in grado di trattenere i gas durante la fermentazione. Aggiungiamo. Va bene anche una gomma xantana o una gomma di tara. Al centro versiamo poi il lievitino, eccolo qua. Uniamo adesso l'acqua frizzante, possibilmente, vedete che si forma una bella schiuma anche. Il sale lo aggiungiamo tra poco, mettiamo però 2 cucchiai di olio extravergine. Un altro cucchiaio ci servirà poi prima di infornarlo. Il sale non deve andare a diretto contatto con i lieviti, quindi rimuoviamo la farina, mescoliamo un po', a questo punto uniamo il sale. Il sale addirittura potete aggiungerlo durante la terza lievitazione, però siccome ho fatto diverse prove a casa ho notato che non c'è una grande differenza, quindi potete aggiungerlo tranquillamente anche in questo momento. Il pane senza glutine, o meglio l'impasto del pane senza glutine, non richiede di essere modellato con le mani, perché la pastella, vedete, deve essere piuttosto densa. La nostra pastella è pronta. Adesso
Copriamo ancora con la pellicola oppure con un canovaccio umido. È importante coprire per evitare le correnti d'aria che sono nemiche della lievitazione, quindi noi copriamo così siamo a posto. Ed adesso lasciamo lievitare per circa un'ora oppure due, fino a quando vediamo che il composto diventa soffice, sempre in un ambiente tiepido. L'ideale è mettere il tutto in forno caldo, magari 200 gradi per 2 minuti e naturalmente spento. Dopo circa un'ora l'impasto è lievitato moltissimo, vedete? Non lasciatelo lì troppo, altrimenti collassa. Adesso prendiamo qui uno stampo rettangolare, io l'ho foderato con carta da forno. Lo stampo è anche piuttosto piccolo, potete anche utilizzare uno stampo rotondo, come volete. Adesso vado a versarlo qui, vedrete che si sgonfia subito. Vedete infatti che appena ho messo il mestolo all'interno, la pasta si è sgonfiata. Adesso andiamo a terminare la lievitazione versando il composto, un po' colloso, all'interno dello stampo. Che cosa manca? Un solo cucchiaio di olio sulla superficie, così. Magari possiamo distribuirlo bene. E poi lasciamo lievitare per circa 15-40 minuti, in base anche alle condizioni di temperatura e umidità in cui lavorate, fino a quando comunque la pasta raggiunge o supera leggermente il bordo della teglia. L'impasto per crescere così ha impiegato circa 30 minuti. Adesso la parte più interessante, ovvero la cottura. Il problema del pane senza glutine è che, a differenza del pane tradizionale, questo in cottura non tende ad aumentare di volume, anzi si stabilizza oppure tende anche a scendere. Quindi noi dobbiamo bloccare la struttura. Come? Cucinandolo prima a temperature molto molto elevate, quindi 250 gradi per 10 minuti, così fissiamo la struttura. Dopodiché abbassiamo il calore a 180 gradi e proseguiamo per circa 20-25 minuti. Dopo circa 35 minuti di cottura, il pane senza glutine è pronto. L'ho lasciato raffreddare o intiepidire e adesso possiamo procedere con il taglio. Così vi faccio sentire anche della consistenza, croccante fuori, sentite, e morbido dentro. Ecco qua. E quindi la bella crosticina fuori e dentro invece morbido morbido. Con qualche trucchetto, insomma, siamo riusciti finalmente ad ottenere un pane degno di merito. Potete conservarlo all'interno di un sacchetto di nylon una volta raffreddato per 2 giorni, oppure se volete conservarlo più a lungo, lo mettete in congelatore e vi durerà anche un mese.